Gossip News, flirt per Vittorio Brumotti? Nuovo amore per Ludovica Frasca? Marinella Venegoni, se ho capito bene da Uno Mattina la diretta TV Rai 1 dei funerali di Cancelletto Frizzi è un modo per onorare il fair play e l'educazione e il sorriso che lui incarnava. E tuttavia mi pare un po' eccessiva questa diretta, per usare toni frizziani, anche se servono modelli positivi, ha scritto su Twitter. Vittorio Brumotti, pare che l'inviato di Striscia la Notizia abbia già dimenticato Giorgia Palmas. Il settimanale Chi l'ha infatti paparazzato in compagnia di una bella mora al parco. Nelle immagini in questione i due sembrano davvero intimi, e se invece fosse solo un'amica? Chiara Biasi, la blogger ha festeggiato il suo 28esimo compleanno e si tratta del primo senza l'ormai ex fidanzato Simone Zaza. Nel frattempo ha lanciato la sua nuova collezione di bikini di cui ha annunciato già la vendita online. Un bel modo di festeggiare Ludovica Frasca, nel weekend l'ex fidanzata del conduttore Luca Bizzarri si è presentata mano nella mano al ristorante milanese La Briciola con il pallavolista Alex Ranghieri. I due, a fine serata, sono stati visti varcare insieme il portone di casa di lei, in zona Moscova, si legge su Chi. Pio e Amedeo. Lo scopo del loro emigratis è di parlare a quella fetta d'Italia che altrimenti non ascolterebbe né imparerebbe. Che si può convivere con tante forme di diversità, hanno dichiarato i due comici in un'intervista a Il Messaggero.